Lui è un uomo di alti valori, sì. Custodisce certo. nella sua mente i più grandi tesori, sì, certo. La sua presentazione non ha bisogno di tanti ghirigori, ecco. Lui chi sarà? È il fachiro Tandoori. Abane, cosa c'ha? Abane, giù. Abane, sì, Abane, Abane, va bene. Abane, sì. Come accettato? Abane, sì, basta però. Namaste. Ale. Ecco, come avevo promesso, sono tornato. Che culo. Con questa pelle setosa, avete visto, ho fatto la mia... Certo, dopo la beauty routine. Beauty routine, esatto. Eccomi, allora farò questo grande esperimento. Oh, sì? Io mi farò aiutare da uno scienziato, lui è un discendente un po' meno geniale del grandissimo Albert Einstein. Vabbè, qui è sua nonna. Ah, è lei? No, no, a tutto pensavo di dover assistere. Ma non a questo. Questa sera il fachiro Tandoori ci dimostrerà che nel suo vocabolario non esiste la parola dolore. Ah, esatto. La parola pirla c'è, sicuro. Ma non è a Tandoori che va. La sua mano anteriore destra con cinque dita dentro questo pericolosissimo frullatore in acciaio inox, ma 24 carati. No. Senta, ma è una televendita o facciamo il numero? Io non inserisco la mia mano lì dentro. Dove c'è la maionese fatta a mano con la mia mano? E invece sì. No, lei non deve... Aspetta qualcosa. Lei non deve prendere iniziative. Due bambini, Allora, il signor discendente meno geniale di Albert Einstein praticamente mi inserirà questa siringa, questa potente siringa dentro contiene un virus che è l'insieme di tutti i grandi virus della storia. Avara, antrace, SARS, c'è avarizia, c'è la pertosse, c'è anche l'otite acuta. Capirai. E lo farà praticamente inserendo la siringa all'altezza dello sternocleidomastoideo. Che sarebbe, scusi, per fare capire la gente a casa, dove è sto mastoideo? All'altezza del collo. Bastava dire collo. Ecco, mi raccomando, cosa fa Forest? Sterilizzo, sterilizza così. Allora lei appoggi e entri piano, aia, pianino, ecco. Faccia piano, ecco. E poi prendete accordi precisi, su. Lei deve iniettare quando io dico via. Quando ha detto via, avete sentito anche voi. Ma lei deve fare, ero ipotetico, via intanto, scusi. Allora, mi dica via che la tiro via. Via. Deve fare le feste di Natale con una sedia. Uno, due, tre, via. Ancora. Comunque, come devo dire la avarizia? È già arrivata? Il mio sistema immunitario si fa beffa di questa cosa qui. Certo. Non sto bene. Niente. Sì, sicuro di stare bene? Conosco il mio corpo meglio di qui un qua. Certo. Quindi sicuramente non ho nulla. Sendo un piccolo... Cosa c'è? Cos'è questo? Scusi. Piccolo respino. Passa il respino. Male di stagione. Passa tutto. Io prendo per qualsiasi cosa lo sciroppo. Però ragazzi, posso dire una cosa? Sì. Io dichiarerei l'esperimento riuscito. Insomma, non mi sembrava stesse benissimo. Anzi, ci voglio brindare sopra. E quindi al fachiro. Ma cosa sta bevendo? Che orrore. Com'è, buono? Che buono. Cosa c'è? Che... Ma oddio! Ma cos'è successo? Ma si sente... Cosa sta... Quello era il mio antidoto in caso di emergenza! Per questo c'è scritto antidoto. Io pensavo fosse una bottiglietta riciclata. Ma c'è ancora un goccino, magari riusciamo... Sa di mojito, molto di menta. Sì. Ce n'era un goccino. Conoscendo lui, ho dato la seconda dose di sicurezza al barista che l'ha... Dell'antidoto? Anche lui! No! Cosa? Com'è? No! Buono, buono questo mojito. Sì. C'è un po' di menta. Certo. Vabbè, direi che si... Sì, ma scusi, ma poi... Però non sta male male, Non posso guidare io con questo, perché mi ma sento... cosa ne sa lui? Non è più un mio problema guidare, mi sa... Comunque secondo me... Tutto il giorno a fare i miracoli, poi un panino al volo, adesso non ci vedo più dalla fame. Sì, beh, quello è il suo problema adesso, che non ci vede più cosa dalla fame. Cosa c'è? Dica, fachiro! Sì, va bene. Sì, una bella dormita e passa tutto. A Panè però lo dice ancora. Vabbè. No, ancora degli piccoli spasmi ce li ha, Oh, Annalisa. Salmonella, malaria, cimurra, campappa. Mamma mia, ma non lo copra così come. Vabbè. Ma su. Sì, Annalisa è molto sexy. Martina. Dov'è Martina? Martina Oledo, dov'è? Eccola.
Vieni qua, Martina è un cadavere, eh? Vieni qua, anche lei, anche lei con l'antidoto. Ma non è un colluttorio. Ma non è colluttorio. È morito. Ma scusi, funziona a Forest. Ma colluttorio, non Forest, la smetta di... Ma che cosa? Ma no, la smetta. Ma basta. Ma che orrore. Comunque, ragazzi, volevo dire una cosa. Che cosa? Io e lei ci troviamo veramente bene. Si vede. Perché a noi uomini piacciono le bionde. A noi bionde piacciono gli stronzi. Allora ci siamo. Una coppia perfetta. Anime gemelle. Ma allora, vieni lunedì prossimo. Lunedì prossimo? Sì, ah, perché no, siamo lunedì. Ci sono un impegno. Quale impegno? Devo andare a cambiare le gomme della macchina. Ma hai detto che non c'è la patente e non c'è la macchina. No, ma io uso i mezzi pubblici. Devo andare a cambiare le gomme del tram. Ah, certo. Allora. Devo mettere quelle invernali. Ma allora salutiamo tutti. La vedo io che cambia. Sì. Hanno dato il massimo. Sì. E se questo era il massimo. Sì. Torniamo lunedì. Chiami Gialappi. Sì, sì, sì. Sì. Si chiamano DJ Felpa e Mister Gambe sul tavolo. Certo. Sì. Piedi, piedi. A lunedì prossimo. Torniamo a lunedì. Buonanotte. Sky 1. Ciao a tutti. Buono sto moedo. Sta un po' de menta. Vado a dormire, Chanelle. Eppure voi, che si è fatta una certa. Gialappa Show.